Omicidio a Palermo, ucciso un boss, Giuseppe Calascibetta, già condannato al processo per la strage di Via D'Amelio per associazione mafiosa. Il cadavere è stato scoperto dalla polizia a pochi metri da casa sua, in via Bagnera, numero 36. Il morto dentro la sua automobile grigia, una microcar, una Ligier. Sì, perché la vittima è stata senza patente, gliel'hanno sospesa durante la sorveglianza speciale. Giuseppe Calascibetta è stato scarcerato 3 anni addietro e avrebbe, in termini mafiosi, ricominciato a camminare, assumendo un ruolo di spicco nel quartiere di Santa Maria di Gesù, uno dei mandamenti storici di Palermo, nella zona orientale della città. Giuseppe Calascibetta, 60 anni, è già stato capomandamento della cosca di Santa Maria di Gesù. Poi è stato condannato a 10 anni di carcere al processo per la strage di Via D'Amelio. Non però per la strage, ma per associazione mafiosa. Coincidenza, l'omicidio di stampo mafioso segue la clamorosa svolta nelle indagini che ha provocato la revisione dei processi per la morte di Paolo Borsellino e la scorta, sconfessando le dichiarazioni del pentito Vincenzo Scarantino. Ed è stato Scarantino ad accusare Giuseppe Calascibetta. E nella villa del boss ucciso ieri sera a Palermo si sarebbe svolto anche il summit di mafia presieduto da Totò Riina, che avrebbe così comunicato la sentenza di morte per Borsellino. Alla riunione, che si sarebbe svolta ai primi giorni di luglio del 92, avrebbe partecipato il gota della mafia dell'epoca. Riina, Pietro Aieri, Carlo Greco, Francesco Tagliavia, Giuseppe Graviano, Giuseppe Lamattina, Salvatore Biondino, Cosimo Vermengo, i fratelli Natale ed Antonino Gambino. Poi altre 4-5 persone che Scarantino precisò di non conoscere. E Calascibetta fu sottoposto ad un confronto con Scarantino. Poi la condanna, poi la scarcerazione. Adesso i colpi di pistola, 4 o 5, sparati alla faccia, sfigurando il volto. Il procuratore aggiunto di Palermo, Ignazio De Francisci, commenta: questo delitto è un segnale allarmante di movimenti nelle cosche a livello apicale nell'ambito di Cosa Nostra palermitana. Qualunque attività di un certo spessore che ci...